Buonasera a tutti, bentrovati in questo primo evento del centro studi dedicato alla crisi che sta attanagliando l'est europeo. I fatti li conosciamo tutti. Una settimana fa, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, Putin sostanzialmente ha scatenato un'offensiva per smilitarizzare l'Ucraina, per denazificarla, ma soprattutto per mettere in protezione la minoranza russofona del Donbass nelle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. Un conflitto vecchio stile, un conflitto che contrariamente a tutte le teorie di guerra ibrida e cibernetica, sostanzialmente ci ha riportato ci ha riportato ai conflitti di 40-50 anni fa, ha riportato le lancette indietro di 30 anni e in qualche modo ha contribuito per svegliare dal torpore dell'opulento Occidente, appunto, tutti noi. Un torpore che nemmeno gli fatti della Georgia nel 2008 e della Crimea nel 2014 erano riusciti a dissipare. In 2 giorni però la situazione è cambiata. Alcuni eventi ai quali oggi siamo abituati, se non altro perché ci siamo abituati a leggerli, un esempio fra tutti, la cessione di armi da parte di paesi della NATO all'Unione Europea, lo stanziamento di 500 milioni di euro a tal fine, l'assistenza militare da parte dei paesi della NATO. Dichiarazioni di membri dell'esecutivo, per esempio inglese, per esempio britannico e danese, in merito alla possibilità data a propri cittadini di poter partecipare alla battaglia per la liberazione dell'Ucraina. Ecco, sono tutti fatti, sono tutti eventi che hanno cambiato il quadro generale. Alcune domande vengono fuori, abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. È alle porte un nuovo ordine mondiale. Che ne sarà dell'Occidente dopo questi eventi? Quale sarà il futuro della Russia, il futuro della Cina, il futuro dell'Europa? Sono questi i punti importanti da capire. Il fine, appunto, di questa sera è vedere un attimino cosa c'è dietro i fatti e cosa ci sarà dopo i fatti. E lo faremo con 3 ospiti di eccezione. Alcuni appunto che hanno già partecipato agli eventi del nostro centro, il generale Luigi Scollo, prima, è un generale di divisione dell'esercito in riserva, un ufficiale dei bersaglieri che in qualche modo ha comandato anche la brigata Garibaldi, quindi la brigata bersaglieri Garibaldi nel 2009, quindi completando tutti i livelli di comando per la sua specialità dell'arma base. L'ufficiale ha una vasta esperienza internazionale, iniziata nell'83 con la prima missione estera dell'esercito italiano in Libano, proseguita poi in Albania nel 97, in Iraq nel 2004, dove ha comandato l'undicesimo bersaglieri e ha comandato i suoi uomini durante la famosa battaglia dei Ponti nell'aprile maggio del 2004. Ha servito anche in Afghanistan, nell'ambito appunto di ISAF 8 e al ISAF Joint Command, in Egitto, in Sudan, come rappresentante militare nell'ambito della rappresentanza diplomatica, quindi come addetto militare, e in Libia quale Defense Advisor della delegazione dell'Unione Europea con sede a Tripoli. Il generale Scollo, ora in riserva, come dicevo, è autore di articoli e di libri di storia militare. Poi abbiamo con noi un giornalista, anche lui noto, Mirko Molteni, giornalista, saggista di storia aeronautica e militare, collabora con Libero, con Analisi Difesa, è autore di diversi libri per le edizioni Odoglia, per esempio ha scritto nel 2012 L'aviazione italiana negli anni 40 e 45, altro titolo Un secolo di battaglie aeree, Storia dei grandi esploratori, Le ali di Icaro, Dossier Caporetto. E nel 2018 per Newton Compton ha stampato Storia dei servizi segreti, quindi su intelligence e spie dall'antichità sino ai giorni d'oggi. E poi abbiamo il nostro presidente, quindi il generale Antonio Li Gobbi, che tutti conosciamo, però per quanti si stiano collegati e non sono ancora soci del nostro
del nostro centro, è un ufficiale di grande esperienza internazionale che ha maturato in ambito ONU, per esempio in Siria e Israele, in ambito NATO, in Bosnia, Kosovo e Afghanistan, e sempre in ambito NATO ha ricoperto l'incarico di direttore delle operazioni presso lo Stato Maggiore Internazionale a Bruxelles. Attualmente prosegue in qualche modo il filo diretto con l'Alleanza in quanto è senior mentor gestione delle crisi al NATO Defense College. Quindi un parterre di grande rilievo che, al quale chiederemo questa sera di darci un'interpretazione dei fatti che, ahimè, da una settimana stanno riempiendo i giornali, ma soprattutto le nostre vite. E inizierei con il generale Scollo, al quale appunto farei questa domanda. Siamo stati abituati negli ultimi anni, veramente addirittura a partire dal 2000, dalla pubblicazione di un libro da parte di due colonnelli cinesi, Guerra senza fine, se non erro. Siamo stati abituati ad un nuovo concetto di guerra, l'abbiamo chiamata guerra ibrida, che poi è stata in qualche modo ulteriormente teorizzata e definita dall'attuale capo di Stato Maggiore congiunto della Russia, il generale Gerasimov. E però le immagini che stiamo vedendo da una settimana a questa parte sono immagini classiche, sono immagini di contrapposizione tra forze convenzionali. Allora la domanda sorge spontanea. È la guerra che si ripresenta con il suo volto e che quindi in qualche modo un volto che non abbandonerà mai, oppure le operazioni che la Russia ha scatenato in Ucraina sono operazioni caratterizzate da una particolare vena punitiva? Generale. Ma innanzitutto buonasera a tutti. Si è molto discusso nei mesi passati, anche in questi ultimi anni, appunto della cosiddetta dottrina Gerasimov. È stato un mantra, grosso modo, in particolare dopo le operazioni in Crimea e dopo le operazioni in Siria condotte dalle forze armate russe e dai suoi proxy, cioè i mercenari della Wagner. Effettivamente è una dottrina che ha degli aspetti affascinanti, perché come sappiamo vi sono alcune attività che benché possano creare danni anche gravi e incalcolabili a un paese, non sono ancora contemplate da alcuna legislazione e dal diritto bellico. Quindi gli attacchi di hacker, le speculazioni finanziarie, la diffusione di notizie false che creano poi degli effetti economico e finanziari anche notevoli. Ecco, tutte queste cose fanno parte della cosiddetta guerra ibrida, ma non sono soltanto questo. Quindi parliamo di tutta quella serie di attività in gran parte non di combattimento, quindi non cinetiche come si dice, che vanno a interessare i domini militare, diplomatico, economico, infrastrutturale di un paese e che vengono condotte nella più ampia arena internazionale sfruttando le possibilità della rete. Poi ci sono queste operazioni nella zona grigia, cioè e lì andiamo alla situazione in cui non vengono usate normalmente forze regolari, perché i soldati regolari innanzitutto creano una visibilità immediata dell'impegno militare di un certo paese in una certa area. Utilizzando compagnie di contractor si ottiene di sostenere una controparte, un alleato, danneggiare una controparte, ma tutto sommato si fa tutto questo tenendosi le mani libere e uno può sempre dire che lui ufficialmente non ne sa nulla. Non è una cosa nuova, se noi ricordiamo quello che abbiamo letto sui libri da bambini, la spedizione dei 1000 era grosso modo un esempio di guerra nella zona grigia, perché i garibaldini non erano certamente come si dice, soldati regolari sabaudi, e devo dire che l'abbiamo fatta forse meglio di altri. Comunque, tornando a noi,
Queste modalità creano una possibilità di influenzare un conflitto senza esporsi troppo. Allora, i russi sono stati molto bravi sia nell'annessione della Crimea del 14 sia nelle operazioni in Siria. Non gli è andata sempre bene, anzi, chi segue un po' queste cose sa benissimo che Joe Biden ha detto qualche giorno fa: noi non vorremmo che gli soldati americani sparassero a soldati russi, perché questo significherebbe la terza guerra mondiale. In Siria ci fu un episodio in cui soldati americani spararono addosso a dei contractor russi e gli fecero anche molto male, però poiché diciamo dalla parte russa c'erano soltanto diciamo dei contractor, il Cremlino si è portato a casa i sacchi neri e non ha assolutamente fatto una piega, perché il coinvolgimento non era ufficiale. Quindi siamo in una zona in cui a fianco alle modalità di perseguimento dei propri obiettivi manifesta, c'è una zona in cui non sappiamo bene dove finisce il coinvolgimento ufficiale, dove inizia invece questa serie di operazioni molto sotto traccia, che poi ogni tanto ovviamente vengono fuori. Perché in Ucraina assistiamo a dei fenomeni e a una modalità di guerra che ci sembra diversa? Beh, innanzitutto probabilmente è stato fatto un calcolo da parte della, adesso questa è una speculazione ovviamente, da parte delle autorità russe, perché probabilmente pensavano che almeno inizialmente l'esercito ucraino non fosse in grado di opporre una resistenza organizzata, probabilmente non sarebbe stato in grado di difendersi efficacemente, probabilmente ci sarebbero stati molti cittadini ucraini che avrebbero applaudito all'ingresso delle colonne dell'esercito russo. Tutte queste, diciamo, assumption sono state abbastanza frustrate, nel senso che gli ucraini non hanno nessuna voglia, sembra, di lasciare il passo, hanno una leadership che è stata molto discussa e talvolta sottovalutata, e che si sta dimostrando, quantomeno come comandante in campo, il presidente Zelensky sta facendo il suo e sta animando la resistenza del suo paese. Ci sarà una volontà punitiva? Probabilmente i russi potrebbero passare una mano più pesante per chiudere la partita in fretta, perché queste cose più si prolungano, peggio è per la potenza occupante o per chi ha intrapreso la guerra di aggressione. Io sono abbastanza cauto su quelli che i commentatori che sento nei vari telegiornali, che dicono: me sono soltanto una settimana, non hanno ancora raggiunto Kiev, non sono ancora entrati a Kiev, non hanno ancora conquistato nessuna città importante. Signora, la guerra è una cosa in cui, come diceva von Clausewitz, le cose facili sono difficili da fare. E rammento che la famosa guerra lampo della Wehrmacht contro i francesi nel 1940 si è risolta in 6 settimane, non in 6 giorni. Quindi in sostanza bisogna lasciare tempo al tempo. Certo, oggi le cose tendono ad andare più in fretta, però non bisogna neanche pensare che queste cose avvengano, diciamo, a velocità supersoniche. Ci vuole il tempo che ci vuole. Muovere armate di più di 100.000 uomini significa spostare montagne di munizioni, montagne di carburante, montagne di pezzi di ricambio, fare in modo che chi ha bisogno di quel determinato pezzo lo riceva nel tempo necessario, che le munizioni che arrivino siano quelle giuste per quel sistema d'arma. Sono tutte cose ovvie, ma sono tutte cose che fatte sul campo, su vasta scala, con qualcuno che si oppone a questo, non è per niente facile, come chiunque abbia fatto un po' il soldato sa. Quindi io ci andrei piano a dire che c'è una particolare volontà punitiva. Non mi sembra che i russi per adesso
stiano andando a bombardare in maniera indiscriminata i centri abitati. Sì, certo, bombardano, i bombardamenti ovviamente, i missili che arrivano fanno vittime, però nulla di paragonabile a quello che avveniva durante la Seconda Guerra Mondiale. Per esempio, tanto per non andare tanto lontano, il bombardamento di Cassino sulla linea del fronte durante la seconda battaglia del febbraio del 44 ha spianato completamente Cassino e tra parentesi l'ha trasformata in un fortilizio. Quindi per adesso si vedono dei danni, ma probabilmente i russi sperano ancora di riuscire ad arrivare a conquistare gli obiettivi che si sono prefissi senza troppi danni, anche perché poi è difficile passare per, tra virgolette, dei liberatori dopo che hai trasformato un paese in un cimitero e in un mucchio di rovine. Grazie generale, grazie. Io chiederei ora a Mirko Molteni di in qualche modo illustrarci le cause, quelle un po' più lontane che hanno portato alla situazione di oggi, no? Quindi quelli che potrebbero essere definiti i prodromi geopolitici che hanno in qualche modo creato la crisi attuale. Certo, anzitutto buonasera a tutti voi. Questa crisi parte da lontano, nel senso che è oltre un secolo che esiste una sostanziale inimicizia fra le potenze marittime anglosassoni e la potenza terrestre classica che è la Russia. Ora mi aiuterò con alcune slide che penso stiate vedendo in questo momento. Mi confermate? Che illustrano appunto un po' questo discorso. Ecco, quello che vedete, questo è uno dei fondatori della moderna geopolitica, Halford Mackinder, scozzese, che già nel 1904 cominciò a elaborare la sua famosa teoria geopolitica sul cosiddetto cuore del mondo, l'Heartland. Cioè, come potete vedere in questo planisfero, la Russia, alla sua epoca, la Russia degli zar, all'epoca di Mackinder, controllava praticamente il grosso del nucleo centrale dell'Eurasia. Quindi tutta quella zona, comprendente l'attuale Russia e anche parti limitrofe, anche fino all'Ucraina, considerata inaccessibile alle potenze navali. E Mackinder individuava proprio nell'Heartland, cioè incarnato dalla Russia zarista, il pericolo maggiore per l'impero britannico. Sappiamo bene poi che fin dall'Ottocento c'era fra la Russia degli zar e l'impero britannico il cosiddetto grande gioco in Asia centrale, con i russi che tendevano a espandersi dal centro del continente verso le coste dell'Oceano Indiano. E gli inglesi, al contrario, dai loro possedimenti in India, tentavano di estendere la loro sfera di influenza sull'Afghanistan e sull'Asia centrale. Questa competizione poi si può dire sia durata in varie forme anche fino ai nostri tempi. Tra l'altro, sempre a questo proposito, negli anni 20 e 30, qui vedete una foto del geopolitico tedesco Karl Haushofer, che è alla destra, insieme a un giovane Rudolf Hess, il delfino di Hitler. Appunto, Haushofer partì dalla teoria di Mackinder per cercare di promuovere invece l'idea di un'alleanza tra Germania e Russia, che sarebbe stata micidiale per l'impero britannico, ancor più che la sola Russia. E Haushofer concepì un piano così di cosiddette panregioni, sosteneva che in sostanza gli Stati Uniti avrebbero potuto contare su una loro panregione americana comprendente le due Americhe, che era un po' il corrispettivo della dottrina Monroe.
l'Europa avrebbe dovuto dominare su una cosiddetta Eurafrica, cioè un'Europa con il controllo esteso sull'Africa, ma con un confine ben preciso a est, in modo da assicurare alla Russia il dominio su una cosiddetta Pan-Russia. Poi, ancora più a oriente, il Giappone sarebbe stato il centro della cosiddetta sfera, zona di coprosperità asiatica, che poi tentò effettivamente di costruire durante la Seconda Guerra Mondiale. Queste idee furono un po' alla base del patto Ribbentrop-Molotov, di cui qui vediamo la firma, nel 1939, e che fecero così balenare per pochi anni l'idea di un blocco russo-tedesco che avrebbe potuto effettivamente mutare le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Come sappiamo, però, Hitler la pensava diversamente da Ushofer e individuava nella spinta est, quindi nella Russia, il nemico principale della Germania. E qui vediamo appunto come esempio una mappa che esemplifica quello che doveva essere il piano operativo dell'operazione Barbarossa, con la presa di Mosca e poi l'avanzata fino a una linea tratteggiata azzurra che vedete molto a oriente, grosso modo da Astrakhan fino ad Arcangelo. Doveva essere questo il limite estremo dell'offensiva tedesca. Dopodiché, al di là, nelle zone degli Urali e oltre, Hitler la considerava così un'Asia lontana e remota e non si sarebbe voluto spingere fino a quel punto. Come sappiamo, andò diversamente e i carri armati russi appunto arrivarono a Berlino nel 1945. Ma in altre forme, appunto, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica proseguì lo stesso tipo di pressione che aveva preoccupato Mackinder all'inizio del Novecento. Quindi in Europa il patto di Varsavia, ma anche in Asia tentativi di espansione, come qui vediamo l'avvio sbarco sovietico a Kabul nel 1979, qui con un Antonov che è atterrato sulla pista di Kabul, appunto. Poi appunto sappiamo che furono costretti a ritirarsi nell'89, e di fronte a questo espansionismo la NATO, la NATO fu la risposta precipua, e strutturando la sua risposta, la sua potenziale risposta militare, soprattutto sull'uso del deterrente nucleare per evitare un'invasione di mezzi corazzati sovietici nell'Europa occidentale. E qui come esempio ho messo una foto che dovrebbe essere stata scattata proprio a Ghedi, in provincia di Brescia. Vediamo un nostro tornado e una squadra di militari americani deputati alla custodia della bomba nucleare B-61 che vedete in primo piano nella foto. Quindi queste sono un po' tutte le ragioni all'origine un po' di quanto sta accadendo in questi momenti, concludendo con questa mappa che esemplifica l'espansione verso est della NATO come si è configurata anche dopo la fine della Guerra Fredda. Nonostante negli anni 90 gli americani avessero comunque promesso, seppure in termini informali a quanto pare, all'Unione Sovietica, che ormai era condannata quasi al crollo appunto nel dicembre del 91, che non si sarebbero mai espansi verso est, mentre invece man mano l'alleanza ha continuato a espandersi e non tenendo conto della percezione russa del problema. E sappiamo bene che per quanto riguarda l'Ucraina, Mosca aveva già l'anno scorso e ancora in precedenza aveva già lanciato segnali precisi alla NATO perché non si effettuasse un'ulteriore espansione, ampliando la partecipazione della NATO anche a Kiev. Purtroppo l'aggressione all'Ucraina è in parte il risultato anche di colpe che stanno anche a Occidente, come tra l'altro è stato osservato da numerosissimi commentatori. Ecco, io avrei risposto, non so se poi... Perfetto, grazie Molteni.
Quindi a questo punto la richiesta, passiamo al generale di Gobbi, la richiesta di accesso, di entrare nella NATO da parte del presidente ucraino non è una trovata comunicativa, campo nel quale ha dimostrato e sta dimostrando di eccellere, parte da un qualcosa che è nato molto tempo fa. Ma è esattamente, Antonio, non è una cosa nuova, è un qualcosa che affonda le sue radici negli ultimi 30 anni e che si è andato manifestando in modo evidente. Sì. Teniamo conto che già nel 91 cioè, appena dissolta l'Unione Sovietica, l'Ucraina è stato uno dei paesi che ha dimostrato più volontà di avvicinarsi alla NATO, così come le tre repubbliche baltiche, più ancora di quanto non dimostrassero alcuni paesi satelliti. Già nel 91 sono entrati nel North Atlantic Cooperation Council, una forma di cooperazione con i paesi non NATO, hanno aderito nel 94 alla Partnership for Peace, che è una forma di partenariato che la NATO aveva creato verso i paesi ex Patto di Varsavia e le ex Repubbliche Sovietiche. Nel 95 è uno dei primi paesi non NATO che interviene massicciamente nell'operazione NATO IFOR in Bosnia, sotto comando NATO. Nel 97 viene costituita la NATO Ukraine Commission, che sarebbe poi adesso diventata NATO Ukraine Council. È una struttura particolare che all'epoca venne costituito, questa forma di partenariato molto particolare, venne costituito dalla NATO soltanto con la Russia, la NATO-Russia Commission, e adesso NATO-Russia Council, e con l'Ucraina. Nel 2008 ne verrà costituito un altro con la Georgia. Quindi la NATO ha trattato la Russia e l'Ucraina a livello paritetico. E questa council è importante perché nell'ambito di questo council le nazioni NATO si riunivano con quest'unica controparte e quest'unica controparte aveva un voto come le nazioni NATO per trattare determinati argomenti. Quindi con la NATO di oggi con 30 membri sarebbe 30 più 1, cosa che non succede con le altre forme di partenariato, che sono quali la Partnership for Peace, il Mediterranean Dialogue o l'Istanbul Cooperation Initiative, che sono le altre forme di partenariato stabilite dalla NATO, dove la posizione dei paesi partner è molto meno rilevante. Quindi aveva già assunto un ruolo importante e veniva trattata dalla NATO pariteticamente alla Russia, cosa che ovviamente poteva avere un risvolto politico. Già nel 2002 hanno dichiarato formalmente il loro intendimento di aderire alla NATO. Tant'è vero che io ero alla NATO nel 2002, partecipai da colonnello, da capo ufficio operazioni a Shea, in una delegazione guidata dal Deputy Assistant Secretary General for Operations, che era un diplomatico danese, in Ungheria, in Ucraina, proprio per vedere forme di collaborazione con il loro militare. E devo dire una cosa che mi stupì in quel momento, era il forte sentimento antirusso dei vertici delle forze armate ucraine, cosa che mi stupì nel 2002 perché era gente che aveva servito buona parte del loro servizio nelle forze armate sovietiche, ma avevano maturato questo forte sentimento antirusso gli ufficiali di alto grado ucraini. Per contro, nel centro di Kiev si vedevano tutti i giorni manifestazioni di gente che voleva tornare con l'Unione Sovietica. Ma questa cooperazione poi è andata intensificandosi sempre di più, con pressione statunitense,
L'amministrazione Bush già nel 2008 avrebbe voluto che si procedesse formalmente a aprire la porta dell'alleanza all'Ucraina e alla Georgia. Teniamo conto che, contrariamente a quello che si dice, non è che uno chiede di entrare nella NATO, almeno formalmente. Formalmente deve essere una decisione unanime di tutti i paesi membri di chiedere a una specifica nazione di entrare. Se quella nazione rappresenta un interesse, l'ingresso di quella nazione rappresenta un interesse per la sicurezza degli altri. Cioè non è un club dove chiunque possa entrare, tra l'altro nessun club chiunque può entrare. Quando la Turchia o il Marocco hanno chiesto di entrare nell'Unione Europea, gli è stato detto di no. Se oggi Cipro chiedesse di entrare nella NATO, gli sarebbe detto di no da due nazioni, Turchia e Stati Uniti. Quindi non è che uno vuole entrare perché non lo facciamo entrare. C'è sempre. Quindi a Bucarest ci fu forse, al summit di Bucarest ci fu una forte pressione statunitense per far entrare, per far avviare il Membership Action Plan, che è il processo nei confronti di Ucraina e Georgia, fu bloccato, secondo me, giustamente, provvisoriamente, da una resistenza franco-tedesca che intravedevano i problemi che questo avrebbe portato. Questo era nella primavera del 2008. Qualche mese dopo Charlie Casilevi in Georgia ha tentato il colpo, convinto probabilmente dagli Stati Uniti che sarebbe stato supportato, che la NATO sarebbe intervenuta, e quando nei primi di agosto del 2008 tentò quell'operazione che gli andò molto male in Ossetia, della Sud-Ossetia e in Abkhazia, regioni a rimarcare il suo controllo su queste regioni della Georgia russofone, che erano praticamente autonome. Queste regioni furono poi occupate dalla Russia. L'intervento, la NATO non fece niente, magari gli Stati Uniti avrebbero voluto, ma non fu, e gli Stati Uniti per conto loro senza la NATO si sono ben guardati dall'intervento. Quindi ciò nonostante, si continuò a parlarne anche negli anni successivi, e la cosa è diventata molto più forte dopo Maidan, perché dopo Maidan il contatto, l'assistenza e la collaborazione tra la NATO e l'Ucraina è diventata ancora più stretta, tanto che nel 2016 è stato avviato un Comprehensive Assistance Package con la finalità di elevarne le capacità militari. Quindi dal 2016 è in atto un package con cui la NATO tende a elevare le capacità militari dell'Ucraina. Tutto questo per dire che non era un processo che non era noto, era un processo che si stava costruendo, era un processo in relazione alla quale per anni la Russia aveva detto di sentirsi preoccupata e minacciata, e la Russia aveva sempre detto che aveva sempre posto una specie di veto alla NATO, chiedendo di non ammettere l'Ucraina, la Georgia e la Moldavia. La risposta della NATO, ovviamente questo è sempre stato, forse con alcune amministrazioni è stato più forte che con altre, è stato forte con l'amministrazione Bush figlio, è stato con forte questo pressione in questo senso da parte dell'amministrazione Obama, non tanto da quella Trump, è tornato una tensione in questo senso con l'amministrazione Biden, tant'è vero che nell'ultimo summit dei capi di Stato e di Governo della NATO dello scorso giugno, la NATO ha dichiarato che si impegnava a garantire l'integrità territoriale di Ucraina e
Georgia, Ucraina, Georgia e Moldavia, quindi forse qualcosa avremmo dovuto fare, e diceva, usando il futuro, se, Georgia, Ukraine and Georgia will become NATO members. L'Ucraina e la Georgia diventeranno membri della NATO. È chiaro che questo aveva anche un senso abbastanza di sfida forte nei confronti della Russia. Probabilmente non prevedendo o non sapendo prevedere la reazione, sicuramente fuori misura, ma che senza prevedere che ci sarebbe stata una reazione russa. E tra l'altro questo è stato anche, questo avvicinamento politico è andato anche in parallelo con una forma di collaborazione militare, perché l'Ucraina ha partecipato alla missione IFOR in Bosnia, alla missione SFOR in Bosnia, KFOR in Kosovo, ha partecipato a tutte le missioni, alla missione prima ad ISAF e poi al Resolute Support Mission in Afghanistan, partecipa alle missioni NATO Training Mission in Iraq, ha partecipato alle missioni navali nel Mediterraneo e recentemente ha fornito anche dei contingenti alla forza di reazione rapido della NATO. Quindi un'integrazione militare che c'è, non era un qualcosa campato in aria. C'era un avvicinamento e un processo in atto, molto voluto, molto sponsorizzato, soprattutto dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'Est Europa, sul quale altri paesi NATO, finora Germania e Ucraina, non erano più tiepidi. Ma questo per dire che non era una fantasia. E che abbia detto Scholz nelle sue dichiarazioni, quando ha dichiarato qualche giorno fa che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è all'ordine del giorno, documenti ufficiali sembrerebbero dire l'opposto. Iniziamo col secondo giro di domande. Generale Scollo, questa mattina sono circolate delle fotografie che ritraggono il presidente bielorusso Lukashenko di fronte ad una mappa che di fatto indicava la presenza di truppe, non si sa se solamente russe o anche bielorusse, in Moldavia e Georgia, dando così corpo alle paure che tutti noi stiamo covando in questo periodo. Laddove di fatto la Georgia e la Moldavia dovessero essere costituire uno step numero due, uno step successivo di questa operazione militare russa, fino a quando, la domanda, fino a quando l'Occidente potrà rassegnarsi a guardare il corso degli eventi? Ma allora, in sostanza quello che sì, queste foto e queste notizie cercano di rappresentare è una sorta di strategia del carciofo o del salame da parte dei russi, no? Cioè, il carciofo si mangia, si pulisce una foglia alla volta, il salame si mangia una fetta alla volta. Bisogna vedere, a mio avviso, come andrà l'Ucraina e quanto costerà all'esercito russo prevalere e soprattutto ottenere uno scopo politico favorevole al governo russo da questa avventura. Non penso che uno si possa permettere la politica dei due o tre forni contemporaneamente, perché comunque la Russia sì, ha un potenziale militare ragguardevole, ma se devi mantenere il controllo su un paese vasto come l'Ucraina, non ti bastano certamente i 180-200 mila uomini che, secondo le fonti di stampa, sembra siano stati ammassati, ma ce ne vogliono molti di più. E ce ne vogliono ancora di più se l'Ucraina poi non viene pacificate, non viene raggiunto un accordo, perché uno stillicidio di attacchi e di attentati fa sì
che la, l'occupazione e il controllo diventino sempre più problematici. Cosa può fare l'Occidente? L'Occidente fino adesso ha fatto quello che poteva fare senza intervenire militarmente. Non credo che ci siano le condizioni politiche, non mi sembra di vedere nessuno in Europa al di qua, diciamo, tra i paesi NATO che si strappa le vesti e vuole a tutti i costi mandare i propri uomini, le proprie donne a combattere in Ucraina, e non credo che ci sia nessuno che lo farà per la Georgia o per la Moldova. Quindi probabilmente si perseguirà in questa strada. Certo, se c'è una cosa che il confronto, il rafforzamento del fianco orientale della NATO può provocare, è una sempre maggiore vicinanza tra truppe NATO e truppe russe. Ora, questa vicinanza, diciamo a ridosso dei confini, ha una intrinseca pericolosità. L'intrinseca pericolosità può essere l'incidente non voluto, o lo sconfinamento, oppure lo scambio di colpi anche tra unità minori, perché uno, che so io, sbarca al confine, viene fermato e non volendo lasciare le armi e poi essere rispedito indietro con una lavata di capo, potrebbe reagire. Ecco, tutte queste cose richiedono sia da parte dei leader militari e soprattutto dai leader politici una grande freddezza e una grande calma, perché diciamo sono quelle incidenti di percorso che, se gestiti male, creano un'escalation arrivati a un punto tale in cui le cose ti scappano di mano anche se non vuoi. Dobbiamo fare quindi attenzione, cioè chi sarà sul campo dovrà fare attenzione, gli uomini politici devono fare attenzione e sapere che queste cose possono succedere, ma non è che perché c'è stato uno scambio di colpi e si inizia una guerra mondiale. Ricordo che durante la crisi di Cuba alcuni aerei americani furono mitragliati dai cubani, e non per questo gli Stati Uniti poi decisero di bombardare. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Svizzera era neutrale, ci furono sconfinamenti di truppe tedesche e anche qualche scambio di fucilate, ma la cosa è rimasta circoscritta a un ambito molto locale. Ecco, credo che tenere la testa fredda e valutare attentamente che cosa succede possa essere il migliore investimento. Non credo che una guerra per nessuno di questi paesi possa essere accettata dai leader occidentali. Francamente non mi vedo nessun presidente del Consiglio, capo del governo, che mobilita l'esercito e va a combattere per Tbilisi o qualche altra città di cui con nome abbastanza impronunciabile. Con Mirko Molteni vorrei riagganciarmi a quanto ha detto prima in termini più squisitamente geopolitici, e cioè ci ha spiegato un attimino le panregioni, secondo appunto la teoria, se non ero, di Mackinder o del secondo scienziato che ha citato, e in qualche modo queste panregioni poi fanno presagire delle linee di faglia, no, tra una regione e l'altra. E fondamentalmente la Finlandia oggi sembra essere su una di queste linee di faglia, e in qualche modo la crescente opinione pubblica finlandese, così tendente a in qualche modo spingere il proprio governo ad entrare nella NATO, rischia quasi di far collidere utilizzando la stessa metafora, le due panregioni che si stanno scontrando. Vede dei pericoli in questa crescente opinione pubblica finlandese, in questa volontà finlandese di entrare nella NATO? Ma sicuramente la posizione della Finlandia è molto delicata,
Ricordiamo che durante la Guerra Fredda non a caso nacque l'espressione finlandizzazione, proprio per, come sinonimo di neutralità, ma neutralità di un tipo particolare, no? Proprio per evitare lo scontro fra i due blocchi. Ecco, se osservate la cartina che avevo proiettato anche prima, vedete bene come la posizione della Finlandia si dovrebbe vedere, sì? Confermate che si vede. Vedete bene come la posizione della Finlandia è proprio strategicamente molto pericolosa per la Russia, perché praticamente il confine è vicinissimo a San Pietroburgo, quindi è una delle principali città del paese, dove appunto c'è il Golfo di Finlandia tra Finlandia ed Estonia, ed è in sostanza il limitato sbocco sul Baltico della Russia. Poi c'è anche l'exclave di Kaliningrad tra Polonia e Lituania, ma diciamo che il principale sbocco sul Baltico è quello di San Pietroburgo, appunto fondata da Pietro il Grande. E inoltre, proprio all'estremo nord della Finlandia, si è vicini al confine russo, in prossimità della penisola di Kola, dove ci sono le principali basi, soprattutto Murmansk, basi aeree e marittime russe, che costituiscono l'accesso più vicino, diciamo il punto più vicino all'accesso, alla porta d'accesso fra il Mar Glaciale Artico e l'Oceano Atlantico, e quindi il mare aperto. Quindi la Finlandia, effettivamente, una Finlandia nella NATO costituirebbe un pericolo non indifferente anche qui per la percezione russa della sicurezza. Teniamo conto che il rapporto tra l'allora Unione Sovietica e la Finlandia fu critico fin dagli anni 30, fin da Stalin, ricordiamo tutti la famosa guerra d'inverno del 1939-40, quando Stalin attaccò la Finlandia dopo che Helsinki aveva rifiutato un ultimatum con cui Stalin richiedeva alcune isole e una certa parte di territorio in Karelia. Quindi effettivamente costituirebbe un ulteriore problema strategico per la Russia. Parlare di linea rossa è forse esagerato, nel senso che, e qui passiamo all'Ucraina, la Finlandia rispetto all'Ucraina è molto meno vitale per tutta quella che è anche l'identità russa. Qui vediamo appunto in questa cartina dell'Ucraina, si nota molto bene, questa è una cartina che illustra i cambiamenti storici anche del territorio ucraino nell'ultimo secolo, dalla prima guerra mondiale a oggi. Si vede molto bene la differente colorazione della Crimea, che fino al 1954 apparteneva alla Repubblica Sovietica Russa e fu ceduta, fu passata alla Repubblica Sovietica Ucraina da Khrushchev. Così quasi come all'epoca la giustificò come una sorta di indennizzo per le devastazioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale. Però questo fatto, che all'epoca era soltanto simbolico, no? Perché erano entrambe comprese nell'Unione Sovietica, sia la Repubblica Russa che la Repubblica Ucraina, poi ha costituito una delle micce dell'attuale conflitto. Teniamo conto comunque che i russi hanno pagato l'affitto per la base di Sebastopoli in Crimea per molti anni dopo che l'Ucraina è divenuta indipendente nel 91. Ma la crisi vera e propria poi ha cominciato a scoppiare nel 2014 con la rivoluzione di Piazza Maidan e la fuga di Yanukovych, del presidente filorusso Yanukovych, a Mosca. E oggi siamo arrivati appunto, come esponeva anche il generale Li Gobbi precedentemente, a questo graduale legame tra Ucraina e NATO, che qui vediamo in questa fotografia semplificato anche dal rapporto anche personale fra Zelensky e il segretario della NATO Stoltenberg. Questa è una foto, se non ricordo male, dello scorso dicembre,
dicembre 2021, quando già iniziavano anche, diciamo, il build up, no, il dispiegamento di notevoli forze russe sui confini proprio come forma di pressione. Ma non è solo la questione dell'Ucraina, qui vediamo anche la questione anche delle le basi antimissile che gli americani hanno già impiantato a Deveselu in Romania e stanno per aprire anche a Rezikovo in Polonia. Basi di missili antimissile SM-3 che però, come si vede da questa grafica, questa è una grafica che illustra il fatto che il modulo di lancio del Tomahawk, che è il primo da sinistra, è identico al modulo di lancio dell'SM-3 antimissile, che è il terzo da sinistra. E quindi la paura russa è proprio che in queste basi antimissile gli americani possano nascondere Tomahawk offensivi. Quindi anche questo ha contribuito alla tutta la campagna anche di esercitazioni militari sul confine. Qui vediamo una delle famose foto satellitari che già da dicembre hanno cominciato a diffondersi sempre più. In questo caso documentano la raccolta di notevoli forze aeree sulle basi presso il confine tra Bielorussia e Ucraina. E senza dimenticare che questo già da marzo del 2021, quindi da quasi un anno fa, Zelensky stesso aveva firmato un decreto del governo ucraino in cui prospettava un possibile futuro recupero delle aree occupate dai russi, cioè Crimea e Donbass. Quindi proprio un decreto proprio presidenziale che anche questo ha contribuito a così aumentare la tensione reciproca, a cui poi anche gli Stati Uniti hanno reagito. Appunto, già prima dell'offensiva russa Biden aveva deciso, come si nota in questa foto, anche di schierare per esempio, in questo caso si tratta di battaglioni di autoblindo Striker spediti in Romania. A questo punto io mi fermerei e lascerei poi la parola per il successivo relatore. Ecco. Grazie Mirko. Prima di passare alla terza domanda, vorrei ricordare al pubblico che può eventualmente fare domande, scriverle sui commenti, poi sarà mio compito quelle di leggerle e proporle ai relatori. Venendo alla domanda al generale Li Gobbi, la situazione attuale in qualche modo pone delle pesanti implicazioni anche sul futuro, sul futuro della NATO e dell'Unione Europea nel campo specifico della difesa. Cioè la NATO va bene, ma l'Unione Europea si è sviluppata negli ultimi anni come grande potenza, ma soprattutto erbivola, e probabilmente dovrà cambiare la sua natura nel prossimo futuro. Ma sicuramente, perché intanto fino a due settimane fa Putin aveva raggiunto in gran parte i suoi obiettivi. Aveva dimostrato che l'Unione Europea, che per lui rappresenta un competitor economico, un competitor strategico che lui non vuol riconoscere, come tra l'altro non lo vogliono riconoscere neanche gli Stati Uniti, cioè sia gli Stati Uniti che la Russia che la Cina preferiscono tentare di trattare con i singoli paesi, non con... in questo era riuscito. C'erano stati singoli capi di Stato, di governo, che erano andati a trovarlo, ognuno magari promettendo qualcosa di diverso. La NATO aveva tuonato minacciando, però sembrava che non fosse in grado di far niente, e al suo interno era estremamente divisa tra i paesi fortemente antirussi, che sono essenzialmente quelli ex blocco di Varsavia, a parte l'Ungheria che non è antirussa, ma
Polonia, Baltici, Romania sono fortemente attivi, e invece i paesi Germania, Francia, Italia, che Spagna, che non hanno questo atteggiamento così antirussofobo. Quindi ha dimostrato che la NATO era spazzata, aveva dimostrato che l'Unione Europea parlava, ma non con un'unica voce. Gli Stati Uniti minacciavano, però minacciavano misure economiche e in fondo sembrava che non sarebbero stati in grado di fornire assistenza al loro protetto e l'Ucraina, e quindi aveva conseguito, aveva anche sensibilizzato tutta l'Europa sul fatto che c'era un problema di minoranze lussofone che venivano trattate in modo non equo in Ucraina, il che è vero, ma che era un problema che sussiste almeno dagli ultimi 8 anni e che è sempre stato ignorato dagli europei. Invece lui è riuscito a iniziare. Facendo questo, con l'attacco militare, secondo me si è perso tutto, perché adesso la situazione è che c'è stata una reazione e l'Unione Europea, abbiamo visto, che si è compattata, nonostante le iniziali perplessità di alcuni paesi, si è compattata e sta prendendo, da un punto di vista economico, misure molto forti. E inoltre teniamo conto che già si parlava di una dimensione militare dell'Unione Europea e a marzo dovrebbe essere accettato, approvato lo Strategic Compass, cioè la bussola strategica dell'Unione Europea, voluta soprattutto dalla Francia, cioè, che ha qualcuno, e di cui noi tra l'altro parleremo la settimana prossima, con la conferenza della settimana prossima sulla difesa europea, ma che veniva visto un pochino come una chimera. Beh, adesso tutti i paesi sentono l'esigenza di rinforzare anche la componente difesa dell'Unione Europea. La NATO ne esce che dopo l'Afghanistan era a pezzi, era diviso al suo interno, che Macron aveva detto che era in morte cerebrale, invece si è rafforzata e per gli Stati Uniti e per la Russia il problema è che nell'ambito della NATO si sono rafforzati, hanno preso più credibilità i paesi che sono più marcatamente antirussi. Quindi i Baltici, la Polonia e gli Stati Uniti, che stanno trascinando anche i paesi che, diciamo, che non erano così russofobi. Inoltre, di fatto, c'è stata una promessa adesso di far entrare l'Ucraina, e prima o poi verrà fatto, perché a questo punto anche le opposizioni che c'erano precedentemente da parte di Germania, Francia, non potranno, per motivi di opportunità politica, non saranno più sollevate. Verosimilmente anche altri paesi, la Finlandia, la Svezia, ma forse anche tutti i paesi dell'Unione Europea, almeno quelli che hanno già una special partnership con la NATO, che sono dell'Unione Europea, ci sono solo 6 paesi che non sono membri NATO. 4 però hanno una special partnership, cioè un rapporto molto forte, molto stretto con la NATO, che sono Svezia, Finlandia, Irlanda del Nord e Austria, che vengono trattate come nazioni NATO a Bruxelles. Partecipano forse con osservatori, non con diritto di voto, a quasi tutte le riunioni, hanno accesso a quasi tutti i documenti. Ci sono solo 2 nazioni europee che sono trattate un pochino come paria dalla NATO, e sono Cipro e Malta, ma anche quelle probabilmente verrebbero inglobate. E si giungerebbe a una coesione, probabilmente a una maggior coesione da un punto di vista della difesa tra l'Unione Europea e la NATO, cosa che è totalmente contro gli interessi
della Russia. Però la situazione adesso è che si è rafforzato questo blocco e si è rafforzato su posizioni anti-russe. Cosa comporta questo per noi? Questo comporta per noi anche che la NATO riassumerà una posizione molto più orientata all'Article 5, alla difesa Article 5, alla deterrenza, e ritornerà a dare notevole importanza al fianco est, abbandonando in gran parte le attività di, o dando molta meno importanza, di gestione delle crisi, e trascurando inevitabilmente il fianco sud. Fianco sud su quale l'Italia e altri paesi del Mediterraneo hanno tentato negli ultimi anni di portare l'attenzione dell'alleanza senza grandi risultati, ma la vedo adesso per i nostri interessi italiani nel Mediterraneo allargato, nel Nord Africa, penso che avremo una NATO in futuro ancora meno interessata di quanto è oggi. Speriamo che l'Unione Europea riesca a fare, se lo farà a guida francese, una struttura di difesa europea che sia più attenta anche ai problemi della regione medio orientale e nordafricana. Chiudo qui per non rubare troppo tempo anche agli altri. Potrei fare un commento e un paio di osservazioni? Certo. Allora, assolutamente questa crisi, a mio avviso, rappresenta un cambio di paradigma nell'impostazione della difesa europea e guardando anche l'orticello nostro, anche della difesa italiana. Non so se è sfuggito a molti l'esiguità di quei rinforzi che la NATO ha portato nei paesi, diciamo, del suo fianco est prima dell'inizio delle ostilità. Erano numeri tutto sommato abbastanza risibili, cioè quando si parla di è stato mandato un battaglione di 800 uomini, è stato mandato una compagnia rinforzata di 300 persone. Questo rappresenta la più evidente testimonianza del fatto che la NATO, dopo 20 anni dalla fine della 30 quasi della guerra fredda, ha fondamentalmente perso la capacità di generare forze. Forse i turchi sono gli unici che hanno questa capacità, ma poiché la Turchia fino a qualche giorno fa era con un piede dentro e con uno fuori, diciamo che è un paese NATO, questa crisi l'ha ricompattata, però non vedo i turchi così ansiosi di mandare in giro le loro truppe. Ecco, invece la NATO ha un problema di generazione delle forze, perché in gran parte sono tutti passati integralmente o parzialmente a un sistema di esercito professionale o di forze armate professionali. Forze armate professionali che andavano benissimo quando si andava a fare un'operazione in Afghanistan o quando bisogna mandare qualche reparto di forze speciali nel Sahel, ma che per fronteggiare un esercito convenzionale di grosse dimensioni non bastano, perché la porzione, diciamo, corpo di spedizione o expeditionary, come si chiama in gergo, cioè quella che deve essere proiettata nell'area di crisi, quindi in questo caso quella che deve essere mandata in Polonia o al confine tra Ungheria e Ucraina o nelle Repubbliche Baltiche, dove c'è già un contingente della NATO a far presenza,
depaupera le scarse risorse delle forze armate che servono, non dimentichiamocelo, anche per la difesa dei propri confini. Perché nel caso di un, si torni a un confronto tipo guerra fredda, cosa che io non vedo poi del così improbabile, noi ci troveremmo con una presenza russa nel Mediterraneo notevole, la base di Tartus in Siria è una base che alloggia uno strumento militare ragguardevole. I russi stanno anche, avevano iniziato a cercare di fare qualcosa del genere anche dalle parti di Bengasi, quindi se ci dovessero riuscire, tutti i conti della NATO sulla poca importanza del fianco sud forse andranno un attimino rivisti, senza contare che questa sarebbe una grave sciagura e una grave situazione per un paese come il nostro. Cioè, in sostanza avremmo una bolla di sistemi missilistici russi in Cirenaica, il che vuol dire che non si muove nessuno nel Mediterraneo centrale. Quindi, in sostanza, bisognerà ripensare alla generazione delle forze, bisognerà ripensare a come devono essere strutturate le forze armate europee della, diciamo, metà del XXI secolo, probabilmente con una componente expeditionary più limitata, ma penso anche con un ritorno alla coscrizione obbligatoria, perché in realtà non solo consente la generazione di forze, quindi se c'è bisogno si richiama, ma consente anche di inviare a distanze notevoli a soccorrere i paesi alleati davanti a una potenziale aggressione senza lasciare completamente sguarnito il territorio nazionale. Quindi probabilmente bisognerà mettere mano a una riforma del genere, che non sarà molto popolare, ma visti i chiari di luna penso che possa essere oggetto di un'analisi più approfondita per arrivare a trovare una soluzione che non sia così di scarsità delle forze come quella che abbiamo visto in queste settimane. Non ci dimentichiamo che, tanto per fare un esempio, noi abbiamo un esercito che sta tutto dentro lo stadio Meazza, dal capo di Stato Maggiore all'ultimo volontario che ha varcato il portone della caserma per cominciare la sua vita militare questa mattina. Tutti dentro lì stanno. Ditemi se si può fare una cosa del genere. Vero. E in effetti, se noi vediamo le nazioni che hanno una tradizione di esercito professionale ed expeditionary, in primis la Gran Bretagna e poi anche gli Stati Uniti, all'epoca delle guerre mondiali sono passate alla coscrizione obbligatoria per poi tornare indietro. Cioè, quando ci sono state grosse esigenze hanno dovuto andare alla coscrizione obbligatoria, solo che sappiamo bene che la trasformazione di una struttura con un esercito professionale ridotto a una struttura con la leva o con una basta coscrizione è molto difficile. È più facile passare da un esercito non professionale di leva a un esercito di volontari che non fare il contrario. Sono arrivate anche alcune domande da parte del pubblico. Mauro Mazzoni chiede a Mirko Molteni se nel caso in cui dovesse continuare la Russia la guerra, se vi sono dei problemi di tenuta all'interno della Russia. E poi altra domanda sempre a Molteni, poi passiamo successivamente a quelle degli altri relatori: come vede un eventuale intervento della Cina come mediatore nell'ambito della crisi attuale? Molteni. Sì, rapidamente, per quanto riguarda la tenuta della Russia, credo che per avere un quadro chiaro della situazione bisognerebbe vedere che cosa succede anche
nelle numerosissime città di provincia della Russia. Questo perché ho notato che in questi giorni anche vari corrispondenti italiani dalla Russia, anche della RAI, presenti non a Mosca ma in altre città come ad esempio Rostov, non hanno notato segni perlomeno esteriori di dissenso o di manifestazioni paragonabili a quelle di Mosca. Probabilmente Mosca fa testo fino a un certo punto, nel senso che essendo comunque la capitale una città internazionale, magari c'è una maggior proporzione dei suoi abitanti che in qualche modo può, magari anche per interesse culturale o sociale, tendere un po' più a Occidente. Ma il grosso della Russia, non so, da Rostov a Magadan o Omsk in Siberia, bisogna vedere appunto se esiste anche lì un dissenso vero e proprio nei confronti di Putin. Comunque la Russia è un enorme paese. Per quanto riguarda la Cina, sicuramente la Cina avrebbe le carte in mano per poter essere un mediatore molto importante in questa crisi, per un semplice motivo, per il fatto che è vero che per quanto riguarda il lato strategico militare è un rivale degli Stati Uniti nel Pacifico, in generale per la concorrenza strategica in fatto di flotte e in particolare riguardo al problema di Taiwan. Però non dimentichiamo che economicamente la Cina è legata a doppio filo agli Stati Uniti. Per quanto riguarda il commercio estero, gli investimenti, la bilancia commerciale, quindi la Cina potrebbe avere effettivamente una funzione di mediatore non indifferente. Se i cinesi finora non si sono apertamente proposti, può essere, o perché hanno calcolato che per vari loro motivi, anche informazioni di cui noi non siamo in possesso, non è nel loro interesse, oppure potrebbero anche aspettare il momento giusto, magari anche in accordo con Mosca, il momento giusto per farsi avanti, e in quel caso, come già si era prospettato per quanto riguardava pochi giorni fa l'ipotesi anche di una mediazione da parte della Turchia, in quel caso sarebbe la diplomazia occidentale a farci una figura barbina, perché nel momento in cui prima il tentativo di Erdogan e poi magari un tentativo cinese, magari coronato da successo, laddove invece i paesi occidentali semplicemente estremizzano il problema e criminalizzano l'altra parte, effettivamente sarebbe una lezione di diplomazia della Cina alle cancellerie occidentali. Audio. È pur vero, dicevo, che comunque i paesi occidentali in questa fase, se non belligeranti, comunque sono molto vicino a esserlo. Quindi diciamo la loro posizione è molto più squilibrata rispetto a quella magari di Cina e Turchia, che comunque sono rimaste un passo indietro. Che ne dice Molteni? Sono i paesi occidentali che, a mio parere, hanno sbagliato fin dal principio un certo tipo di approccio. Per esempio anche fin da quando da dicembre, perché le proposte di Lavrov anche per un trattato scritto sulla sicurezza europea datano da metà dicembre, e comunque le risposte sono state vaghe. Ovviamente questo non giustifica l'attacco all'Ucraina, è chiaro, però non c'è dubbio che gli Stati Uniti e anche i paesi europei avrebbero potuto cercare di intavolare un discorso più articolato e almeno prendere in considerazione almeno qualcuna delle proposte o sulle basi dei missili, o magari appunto le proposte di un'autonomia locale per il Donbass, magari mantenendolo nell'Ucraina, però con ampi margini di autonomia, diciamo qualcosa, almeno un passo anche per guadagnare tempo e per far calare la tensione. Perché poi l'importante
sul momento l'importante è far calare la tensione, perché quella è la cosa più pericolosa. Poi piano piano si stempera, mese dopo mese, poi le proposte si aggiustano. Ecco, questo intendevo dire. Ok, tornando al pubblico, abbiamo Renato Scarfi che chiede al generale Gobbi un commento sul... Aggiungo una sola, prima di rispondere al comandante Scarfi, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Muteni, che in effetti io ho avuto la forte impressione che l'Ucraina, il governo di Kiev venisse incoraggiato, soprattutto dagli Stati Uniti, a essere intransigente nei confronti delle richieste russe. E questo non soltanto negli ultimi due mesi, ma dal 2014 in poi. E quindi si sono sentiti a Kiev con le spalle coperte a dire sempre no. Ma, questa è comunque un'impressione personale. Venendo alla domanda di Scarfì, sul mancato ruolo di mediazione dell'ONU, ma il fatto è questo, che le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, se noi ricordiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze degli alleati erano chiamate Nazioni Unite. Anche tutti i contingenti erano le Nazioni Unite. La struttura che è stata data dopo la guerra era quella di, per garantire una forma, non dico di controllo, ma di gestione di una situazione che si andava manifestando come, che faceva presupporre una potenziale conflittualità crescente anche con la decolonizzazione, eccetera, è una forma di controllo da parte e di gestione di questa conflittualità da parte dei paesi vincitori. E quindi c'è la struttura del Consiglio di Sicurezza con i cinque paesi vincitori, tant'è vero che la Germania ha potuto entrare nelle Nazioni Unite solo negli anni 50, prima non era stata neanche ammessa. Questa struttura non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato perché poi con la divisione dei blocchi fino agli anni 90 è sempre stata bloccata dai veti incrociati. Poi dopo ha potuto funzionare, si è espressa qualche volta sul conflitto che poteva esserci in qualche parte remota del mondo, ma se c'erano in ballo, se ci sono in ballo, come adesso, gli interessi contrastanti di una delle superpotenze, non riesce a farlo, non riesce a procedere. Qui gli interessi sono Russia e Stati Uniti, se vogliamo. E è ovvio che non, il Consiglio di Sicurezza non procede. E poi anche la risoluzione, sappiamo bene che la risoluzione che è stata votata è la risoluzione dell'Assemblea Generale, che non ha alcun valore vincolante, perché l'Assemblea Generale, dove tra l'altro il voto di San Marino conta come quello degli Stati Uniti, è... dà un'indicazione, ma non vinco. Quindi questo indica l'esigenza di superare un certo modello di organizzazione internazionale che probabilmente ha fatto il suo tempo. E o almeno, se non lo si riesce a superare, di non continuare a dare all'ONU una rilevanza e un'importanza che poi nei fatti non ha. Risponderei anche a una domanda che non era stata diretta a me, era stata diretta al dottor Molteni, dal generale Gentili, perché che ho visto sotto, se posso, che è riferita al fatto. Generale Gentili dice: sono noti precedenti interventi nei conflitti di paesi terzi che ufficialmente offrono, oltre agli aiuti umanitari, anche sostegno militare indiretto
armi, eccetera. Sì, è una cosa normale, è una cosa che avviene sempre, talvolta in forma più o meno celata, ma molte volte in forma esplicita, fornendo armi e fornendo anche istruttori. Ora, quelle che noi stiamo fornendo, aperto la parentesi, tutto quello che stiamo fornendo adesso all'Ucraina è un qualcosa che serve soltanto per lavare le nostre coscienze, perché se volevamo darglielo, glielo davamo prima. Gli Stati Uniti gliel'hanno dato prima, noi non abbiamo dato niente. E poi andava dato con gli istruttori, perché adesso dare queste armi che non si sa quando arriveranno in Ucraina, che qualcuno dovrebbe insegnargli come usare perché sono diverse dalle loro, perché loro hanno molti degli armamenti che sono anche, e i calibri sono di quelli ex sovietici, finché si tratta di sistemi, quando si tratta di sistemi di armi un po' sofisticati ci vuole un minimo di addestramento. Se non mandiamo gli istruttori, perché noi diciamo che mandiamo solo le armi, non so chi lì addestra. Quindi mi sembra una cosa, diciamo, mettiamo lì, ci laviamo la coscienza e andiamo. Ma chiuso questa parentesi sull'inutilità e tardività della cosa, c'è da tener conto di una questione che secondo me non viene evidenziata, che se in una situazione conflittuale tu sostieni una delle parti non con l'ospedale da campo o con gli aiuti della Croce Rossa per gli sfollati, ma con armi, tu puoi essere considerato legittimamente una parte belligerante. E quindi sarebbe perfettamente comprensibile che se noi facciamo partire dei carri o dei container con sistemi controcarro dall'Italia e li ammassiamo per farli partire in una caserma di Monfalcone, che un gruppo di Spezzas venga e ce li faccia saltare a Monfalcone o ci faccia un attentato a Monfalcone. Lasciamo perdere la legittimità del diritto internazionale, ma che poi è sempre relativa, e la legittimità di un atto la decide chi lo fa. I russi riterrebbero sicuramente legittimo e corretto, se io fornisco armi a quello che sta combattendo contro di loro, interdire l'afflusso di quelle armi il più presto possibile. Quindi è una cosa che viene fatto, basta sapere se che facendolo noi siamo parte belligerante. Il che non c'è niente di male, ma non c'è grossa differenza tra fornire le armi e il fornire anche un contingente sul terreno. Non è, come diceva il ministro degli esteri italiano, che noi non stiamo a fare la guerra, noi stiamo soltanto, ha detto qualcos'altro, non si capisce. No, ovviamente è schierarsi da un certo lato, è contribuire alla resistenza ucraina ed è giustamente prendere parte, se abbiamo deciso di farlo, giustamente, ma sappiamo che è una cosa che ci mette come forza belligerante. Non so se ho risposto alla domanda del generale Gentili. Abbiamo anche posso aggiungere brevemente, sempre riferito al discorso di appoggio ufficioso, posso ricordare brevemente, tanto come esempio storico, la guerra di Spagna. Nella guerra di Spagna dal 36 al 39, sia Mussolini che Hitler inviarono ufficiali a sostegno di Franco, che passavano per volontari, ma anche se in realtà erano appunto ufficiali e sottufficiali. Erano reparti completi. Certo. Abbiamo mandato reparti completi, battaglioni, divisioni, aerei,
quadriglie. Infatti, per esempio, è sotto falso nome, perché per esempio Ettore Muti in Spagna sui documenti si faceva passare per Jim Valeri, da cui poi il soprannome Jim dagli occhi verdi che diedero Ettore Muti. Beh, e riguardo alle forniture di armi, riguardo alle forniture di armi, per esempio il SIM all'epoca, il Servizio di Informazioni Militari, organizzò anche degli attentati dinamitardi ad alcune navi cargo che trasportavano armamenti ai repubblicani spagnoli. Ecco, volevo solo aggiungere queste curiosità, insomma. Comunque, durante la guerra di Spagna, tutto il contingente italiano era vestito poi con distintivi spagnoli, cioè ci sono foto con i gradi spagnoli, con le insegne spagnole, e anche gli aerei della regione aeronautica avevano coccarde e contrassegni nazionalità spagnoli. Quindi, però erano reparti regolari che sono stati presi e non erano a caso, si chiamava Corpo Truppe Volontarie e non altro. Ufficialmente è stato negato, ma qua entriamo nella cosiddetta area grigia. Queste cose si fanno, si sono sempre fatte. Il problema è che bisogna anche saperle fare, cioè bisogna probabilmente entrare in una zona in cui ufficialmente non puoi essere così accusato e passare appunto poi per un belligerante, o comunque esporti a determinate azioni che potrebbero essere anche azioni militari. Leggo un'altra domanda di Gianluca Bonci, che chiede al generale Scollo se non è il caso di rivedere le nostre capacità operative in senso maggiormente convenzionale. Poi continua in qualche modo con un pensiero al servizio di leva, al quale lei comunque già ha dedicato parte del suo precedente intervento. Magari suggerisce un modello misto. Non c'è dubbio che noi siamo passati da forze armate, diciamo, strutturate pur con le nostre croniche limitazioni di bilancio per una guerra convenzionale, o quantomeno per la difesa da un attacco dell'allora patto di Varsavia, a forze armate più expeditionary, quindi portate alla proiezione di forze più limitate, e quindi unità più leggere dal punto di vista degli equipaggiamenti. Ricordo che l'Italia aveva qualcosa come 1600 carri armati negli anni 90, e adesso abbiamo 250 ariete. Avevamo qualcosa come 3000 trasporti truppe cingolati, e adesso ne abbiamo qualche centinaio. Sì, in effetti ci siamo moltissimo alleggeriti, ma perché la tipologia di operazioni che si andavano a fare erano di un certo tipo. Adesso abbiamo visto, cioè tutte le volte che si apre la televisione uno fa un'overdose di carri armati e di trasporti truppe cingolati. Non c'è dubbio che tutti dicono che coi missili controcarro si possono fermare formazioni corazzate. Boh, io mi permetto di essere abbastanza scettico. Mi spiego. Non c'è dubbio che in poligono, in una dimostrazione in cui si fa vedere al capo di stato maggiore dell'esercito che il sistema d'arma, il Javelin, lo Spike, quello che è, sia capacissimo di distruggere un bersaglio corazzato. Lo fa eccezionalmente bene con poi 99. Bisogna vedere il fante esatto, da solo 90, nel fango. 99% dei casi quando si avvicina il carro. Perfetto. Cosa fa? Non sono altrettanto convinto che in un caso operativo reale, dopo un bombardamento d'artiglieria, quando vedi una formazione di carri che arriva, un plotone, una compagnia di soldati sul terreno con tutte le limitazioni di ordine fisico, morale, psicologico, emozionale di un combattimento, è altrettanto in grado di distruggere una formazione di carri. Cioè, sì, qualcosa fa, ma sicuramente il miglior sistema d'arma per distruggere un carro è un altro carro armato. E questo attualmente l'Occidente ha una
carenza incredibile, non solo noi, la Germania qualche un anno fa decise di tirar fuori dalla naftalina 250 Leopard 2 che avevano messo in lunga conservazione e ricostituire un paio di due battaglioni carri perché si erano accorti che non avevano niente. 250 carri non sono una cosa da buttare via, ma non sono neanche un numero che ti cambia il bilancio delle forze se andiamo a confrontarci con quello che è la consistenza dell'esercito russo attuale. Quindi siamo veramente, come si dice, molto in carenza di risorse e probabilmente andrà fatta una riflessione in questi termini. E quindi il servizio di leva potrebbe essere una soluzione. Certo, il servizio di leva deve essere servizio militare e non deve essere un servizio civile che viene ammannito per 3 mesi soltanto perché i ragazzi hanno bisogno, come si sente dire molto spesso, di disciplina. Per insegnargli la buona educazione ci vuole la famiglia e ci vuole la scuola. L'esercito insegna a fare altre cose e le forze armate insegnano a fare altre cose. Quindi, però, voglio dire, sicuramente a mio parere una riflessione va fatta. Ve leggo Simona Girardi, una domanda per i generali Scollo e Ligobbi. Potrebbe essere previsto da parte della NATO una risposta militare, abbattimento di forze aeree russe qualora violino lo spazio aereo altrui? Domanda. Prendo io come inizialmente. Ma la difesa dello spazio aereo integrato è una delle missioni della NATO, che viene normalmente svolta, è considerata normalmente una responsabilità nazionale, cioè ogni paese difende il suo. La NATO però si prende carico della difesa degli spazi aerei di quei paesi che sono entrati nell'alleanza con i recenti allargamenti, che non hanno una capacità propria di farlo. Quindi vengono garantiti dalla NATO, quello dell'Islanda perché non ha una forza armata, le repubbliche baltiche, l'Ungheria, adesso il Montenegro e alcune. La difesa dello spazio aereo prevede ovviamente che se vi è una violazione dello spazio aereo c'è una risposta. Risposta che non è immediatamente l'abbattimento. Normalmente c'è lo scramble, partono gli intercettori arrivano accerchiano l'aereo che ha violato lo spazio aereo, che potrebbe essere anche una violazione accidentale, eccetera. Gli danno indicazione di uscire e se non dovesse andarsene lo abbattono. Diciamo che i nostri aerei sono sempre, i nostri equipaggi sono sempre molto restii a fare questo. Però ricordiamo qualche anno fa, 2015, sul confine tra Siria e Turchia, i turchi dicevano che un aereo russo avesse violato il loro spazio aereo, i russi dicevano di no, ma l'aereo russo era impegnato in operazioni in Siria e lo hanno abbattuto. Io sono convinto che l'avessero abbattuto volutamente per creare un incidente. Comunque può essere abbattuto. Questo però è una questione di una risposta normale di difesa dell'integrità dello spazio aereo. Non è che perché c'è una violazione dello spazio aereo si lancia un'operazione sul terreno di quell'altro. Cioè non è che poi facciamo noi un raid, o almeno questo non è quello che normalmente è previsto. Non so se ho risposto alla domanda. Scollo, vuoi aggiungere qualcosa? Ma semplicemente che anche nel caso di un abbattimento, perché c'è una violazione, un intento ostile, qualcosa del genere, normalmente è difficile che questo porti poi a una escalation che sfocia in un conflitto. Anche nel caso tra Siria e Russia, tra Russia e Turchia, poi ci sono stati
un chiarimento tra Putin ed Erdogan è la cosa che interessa. Era una situazione diversa, comunque diciamo molto più grave quella, ecco. Esatto, però cioè non esiste un automatismo. No. Sicuramente le violazioni ci sono e ci sono anche per saggiare la prontezza della difesa aerea. Cioè quando si continuano a leggere che i bear russi entrano vicino allo spazio aereo inglese o vicino allo spazio aereo norvegese, quelle sono operazioni in cui i bombardieri strategici si avvicinano allo spazio aereo di un paese secondo rotte e quote fatte apposta per vedere se i radar li individuano e quanto tempo ci mettono i caccia a levarsi in volo, perché questo fa parte della, diciamo, acquisizione di informazioni. Così, tanto per tenere gli altri sulla graticola e vedere se ci sono eventuali diciamo zone non coperte che potrebbero essere in futuro utilizzate. Questo fa parte della raccolta di informazioni, così come nel Mediterraneo o in altri mari, tra una nave di un paese NATO e una nave di qualche altro paese, diciamo, competitor o ostile, ci sono delle manovre che si fanno per vedere le capacità tecniche di quella nave e raccogliere dati. Questo fa parte del gioco, insomma. Quindi tra l'altro, si vive in un mondo di solo amici. A questo proposito, volevo giusto aggiungere due cose al volo. Nel caso dell'incidente russo-turco, era novembre del 2015, è stato il punto più basso delle relazioni tra Russia e Turchia, poi hanno ripreso quota, come sappiamo. E tra l'altro era lo stesso periodo in cui si parlava molto del ruolo del figlio di Erdogan nel contrabbandare petrolio vendendolo a quelli dell'ISIS siriano, tra l'altro. E riguardo al discorso delle violazioni dello spazio aereo, un episodio simile ma in campo navale è avvenuto, se ricorderete, a giugno dell'anno scorso, del 2021, quando il cacciatorpediniere inglese Defender ha sfiorato praticamente la base di Sebastopoli, appunto per sondare la capacità di risposta delle difese russe della Crimea, e in quell'occasione appunto sia delle unità navali, dei pattugliatori dipendenti dall'FSB, sia anche un bombardiere Sukhoi-24 hanno sparato dei colpi, e nel caso del Sukhoi-24 hanno anche sganciato delle bombe in acqua per lanciare precisi segnali al comandante del Defender. Poi, guarda caso, pochi giorni dopo, ancora sempre a fine giugno, in Inghilterra, a una fermata di autobus, scoprono così dei documenti ufficiali del Ministero della Difesa britannico che, diciamo, secondo questi documenti l'intrusione del Defender è stata proprio voluta per sondare le difese russe. Anche questo è un episodio sempre che rientra anche qui nei messaggi anche subliminali tra i paesi, no? Con questi episodi di documenti smarriti in giro, eccetera. Un'ultima domanda che vedo Gianluca Bonci dirigere al generale Scollo, generale Ligobbi, ma a questo punto includerei anche l'opinione di Molteni, e cioè se le richieste russe di neutralità dell'Ucraina e di fatto sovranità sul Donbass saranno quelle che metterebbero a tacere tutte le istanze di Putin e quindi porrebbero fine al conflitto? Forse prima sì, adesso bisogna vedere com'è questa nuova situazione, cioè è troppo presto per dirlo, probabilmente fossero state accolte un mese fa non ci troveremmo in questa situazione. Potrebbe essere una possibile via d'uscita, chiaramente qua siamo nelle speculazioni pure,
però non è detto che Putin poi riesca a concretare i suoi disegni, e quindi potrebbe esserci, cioè, navighiamo verso una situazione che ha un grado di indeterminatezza a oggi abbastanza elevato, quindi non lo so, francamente. Io concordo con Scollo. Io pensavo che, e l'avevo anche scritto su un articolo, mi sembra, su Difesa Online una decina di giorni fa, prima che iniziassero i combattimenti, che il riconoscimento internazionale dell'annessione della Crimea, la concessione di un'autonomia vasta alle due repubbliche, che poi questa autonomia, come quella che praticamente era stata concessa nel 99 al Kosovo, che non avrebbe, che sulla base degli accordi di Rambouillet non avrebbe dovuto diventare indipendente, doveva restare, però poi noi occidentali, Stati Uniti, Italia, eccetera, nel 2008 abbiamo riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Quindi era un'autonomia di fatto che avrebbe portato all'indipendenza. E un'assicurazione che magari non dalla NATO, che non poteva farlo, ma da parte di Germania e Francia, che avrebbero posto il veto a un ingresso dell'Ucraina della NATO, non certo la militarizzazione europea. Questo prima del combattimento poteva forse, secondo me, rappresentare una soluzione. Adesso no, adesso sarebbe troppo poco per la Russia e sarebbe troppo da concedere per l'Ucraina, anche perché la posizione dell'Ucraina adesso è molto più forte di come era 10 giorni fa. Anche secondo me, purtroppo l'inizio dell'offensiva certamente ha reso molto più difficile la trattativa a tutti i livelli. Era un problema da affrontare prima, purtroppo. Adesso, come si sa, la guerra poi va avanti secondo logiche proprie, quindi la mossa di uno alimenta la contromossa dell'altro e non possiamo prevedere esattamente dove ci porteranno questi eventi. La cosa principale è che si evitano sicuramente incidenti diretti tra Russia e NATO lungo i confini dell'alleanza. Ecco, questo dovrebbe essere il punto fermo da parte sia della Russia che da parte dell'alleanza occidentale, ecco, quindi per non creare ulteriori aggravamenti della situazione. Va bene, niente, prima di dare la parola al Presidente per la chiusura della serata, un ringraziamento a tutti i relatori, un ringraziamento a tutto il pubblico che ci ha seguiti e ha formulato domande, e un arrivederci al prossimo intervento, alla prossima settimana, ma ora il Generale Li Gobbi saprà ricordare bene il titolo. Vedo che c'è un'ultima domanda di Giuseppe Corsi per Gigi Scollo. Non l'avevo vista. Se rispondi brevemente, poi chiudiamo. Anche se è una domanda a cui è difficile rispondere brevemente. La leggi? Sì, no, io non riesco a leggerla. Quanto vede la possibile un'escalation verso la guerra nucleare? Quali potrebbero essere di conseguenza gli sviluppi? Ma spero di no. Non so se sono stato molto stato velocissimo. Francamente non mi sembra che nessuno abbia intenzione di... sicuramente la messa in stato di allarme delle forze strategiche russe è una mossa, diciamo, abbastanza propagandistica. Personalmente sarei molto più preoccupato se la nostra controparte fosse un paese meno razionale della Russia in possesso di armi nucleari. Cioè, se fossimo in confronto con l'Iran o col Pakistan, sarei un po' più preoccupato. I russi hanno una consolidata esperienza in tutta la guerra fredda di essere stati tutti insieme agli americani col dito sul pulsante, non è mai successo quasi mai niente, quindi sono fiducioso. No, anche perché sarebbe in Europa e lancio. No, concordo con Scollo, e ho trovato tra l'altro ridicolo
la preoccupazione e l'enfasi che è stata data qui da noi, da parte occidentale, alla comunicazione di Putin che metteva in massima allerta le forze nucleari. Le forze nucleari sono sempre in allerta. Non credo assolutamente che in nessun, né in Russia né negli Stati Uniti non siano sempre alla massima allerta le forze nucleari. Quindi è chiaro che è stata una frase buttata lì non tanto per i tecnici, ma per i giornalisti, a cui è stato dato poi un notevole, eccessivo seguito, a mio avviso. Allora, piglio la parola, ringrazio ovviamente Gigi Scollo e Mirko Molteni per essere stati con noi questa sera, ringrazio il nostro vicepresidente Antonio Vecchio e Stefano Peverati, il nostro regista. Come al solito, la conferenza può essere rivista su YouTube, c'è l'indirizzo sulla lastrina, sulla locandina d'invito sul nostro sito. E il nostro prossimo incontro, Stefano, puoi mostrarlo? Ecco, settimana prossima invece parleremo di difesa europea, dovevamo già parlarne il 24, poi è scoppiato, hai messo la lastrina vecchia, non quella che ti ho mandato. Comunque, rimetti pure quella, ho cambiato la data. La facciamo anziché il 24 febbraio, dove era previsto, l'abbiamo annullata perché era appena iniziata l'operazione, erano appena iniziate le operazioni in Ucraina, abbiamo pensato che l'interesse fosse più verso l'Ucraina. Mercoledì 9 marzo alle 21 parleremo di difesa europea, ne parliamo col generale Badialetti e col professor Giacomello. Badialetti era già stato con noi per parlare di Afghanistan, Giacomello è un docente di relazioni internazionali all'Università di Bologna. Un saluto a tutti, buona serata. Grazie a tutti e alla prossima, arrivederci. Buona serata a tutti. Buona serata.